Buongiorno a tutti e benvenuti, grazie per essere qui. Il titolo della nostra conversazione di oggi è La nuova identità della Maiolica. La scelta di questo tema che noi stiamo esplorando da diverso tempo è molto interessante perché ha a che fare con la storia, la tradizione e in ultima analisi con la contemporaneità e la rilettura di questa tecnica e di questa materia. Ho invitato per parlarne Giuliano Andrea Dell'Uva, architetto napoletano, laureato a Napoli, dove ha aperto il suo studio, con il quale è un team giovane, con il quale lavora internazionale, su temi legati al residenziale che sull'hospitality, su progetti di retail in tutto il mondo ormai, direi. Il lavoro fatto da Giuliano con il suo gruppo di lavoro è una rilettura, mi collego con questo a quello di cui parleremo oggi, nel senso che tu lavori con una visione e progetti con una visione contemporanea, ma le radici culturali e anche la tua passione, da una parte per l'arte, ma dall'altra parte per tutto ciò che è storia e tradizione, che non temi, ma che riesci sempre a integrare nei tuoi progetti, sono diventati degli elementi distintivi dei progetti che realizzi, e la tua conoscenza in particolare di questo materiale di cui parleremo oggi ha segnato un percorso anche per noi che abbiamo pubblicato diversi tuoi lavori molto interessanti, perché da parte tua c'è stata proprio una rilettura e un'interpretazione che ha reso questo materiale, che ha una grande storicità, estremamente interessante. Per cui ti ringrazio per essere qui e come prima domanda e come punto di partenza mi piacerebbe che tu ci raccontassi qualcosa della storia e della tradizione settecentesca di questo materiale. Grazie mille Livia, grazie a tutti per essere qui. Sì, è vero, la nostra ricerca, la mia ricerca è partita da questo, innanzitutto dai luoghi in cui sono cresciuto, in cui abbiamo iniziato a progettare i nostri interni e sin dall'inizio sono sempre stato molto curioso, sono andato sempre alla ricerca di architetture d'epoca e in queste ho capito come si potesse sviluppare il tema della ceramica, il tema che nel Settecento, particolarmente a Napoli, era molto, molto sentito la ceramica, in certi casi anche sostituito, quindi l'effetto che si dava alla ceramica ha sostituito anche altri materiali, quello che oggi noi facciamo con materiali moderni, ma la ceramica ha avuto delle forme molto diverse, come poteva essere l'imitazione del marmo o altri materiali. Quindi già nel Settecento si esploravano questi ambiti diversi, quindi simulando degli altri materiali. Allo stesso tempo ci sono stati vari sviluppi, quelli più artistici, che adesso vedremo, quelli più artistici, come per esempio abbiamo qui selezionato alcuni lavori che rappresentano un'evoluzione vera e propria, quindi l'arte che diventa ceramica. E questo è il caso per esempio dell'immagine che vedete di sinistra, che è la chiesa di San Michele ad Anacapri, dove il progetto della chiesa era stato fatto all'inizio del Settecento, ma a metà del Settecento, verso la fine, si è pensato di voler caratterizzare questo luogo con una grande immagine che si potesse anche apprezzare dall'alto. Quindi sono vari temi, quello della prospettiva, quello di poter quindi non utilizzare un pavimento e non più un affresco per una rappresentazione artistica. Allo stesso tempo, famosissimo per noi è il chiostro di Santa Chiara, in cui anche qui si incomincia ad imitare la natura attraverso la ceramica, quindi attraverso l'utilizzo della ceramica, quindi un chiostro che anche in un periodo quello invernale può essere comunque interessante e restituire un'immagine primaverile. Quindi
in questo ambito mi sono mosso e devo dire sono cresciuto, ho studiato a Napoli, e quindi tutte queste immagini fanno parte della nostra tradizione, nella nostra tradizione che come tutte, come la storia insegna, c'è sempre un'evoluzione. Allo stesso tempo ho capito che la ceramica, oltre a essere, quindi possiamo esplorare due ambiti, che sono quello artistico, come abbiamo visto prima, quindi con dei grandi esempi, ma allo stesso tempo quello decorativo. Quindi questo nella mia ricerca personale, spesso negli anni 2000 la ceramica era non più tanto utilizzata secondo questa maniera, ma per tante persone era un rivestimento. Quindi negli anni 90-2000 la ceramica ha avuto una commercializzazione molto diversa. E quindi quando si parlava di ceramica a pavimento spesso si pensava ai bagni e non più a luoghi interessanti come ambienti anche di rappresentanza. Quindi non ci dimentichiamo, questa è un'immagine di Ravello, ma questa immagine potrebbe essere ovunque, potrebbe essere anche in Sicilia, dove certo, spesso le pavimentazioni in ceramica hanno dato sia quelle artistiche più importanti, ma anche quelle semplicemente decorative, con decori che si ripetono, dato grande importanza a palazzi aristocratici. Quindi la maiolica napoletana dal Settecento, per poi per tutto l'Ottocento, si è sviluppata in tutte le parti sia dell'Italia, arrivando, oggi ne parlavamo, anche le isole più lontane, dove spesso si pensava che la ceramica fosse quella siciliana, ma in realtà ha la sua natura sempre a Vietri e nelle zone intorno a Vietri. Quindi diciamo, su questo tipo di ricerca si è mosso la mia passione, e ho potuto immaginare ad altri luoghi e dove poter inserire questa ceramica. Allo stesso tempo qui per esempio vediamo delle ville storiche di Amalfi, e questo è molto importante. La ceramica si è sviluppata in un luogo, quindi ha preso i colori della natura, questo sia nelle architetture più antiche, che poi vedremo dopo anche nelle architetture più contemporanee, quelle degli anni 50, 60, quindi anche disegnate da Gio Ponti. Certo, ma infatti questo è un... questo fra l'altro è un bellissimo... Questo è molto interessante perché si tratta di un pavimento disegnato, ecco qui, quindi siamo in un periodo diverso, quindi come si poteva sperimentare negli anni 50, questa è la sala da gioco della regina Isabella di un albergo di Ischia, e anche qui queste sono delle mie immagini un po' che ho come raccolto per capire come l'utilizzo del disegno possa essere anche un completamento dell'architettura, quindi in questo caso è un decoro ma che racconta qualcosa, questa non potrebbe essere altro che una sala per giocare a carte. E non è un caso che la riscoperta del potenziale di questo materiale stia avvenendo adesso, perché stiamo vivendo una fase di recupero che è culturale, certo, proprio della capacità di esprimere dal punto di vista decorativo e creativo dei temi molto, molto interessanti. Ma questa è sempre la costiera amalfitana, esatto, questo azzurro. Esatto, come grande ispirazione e di come completa un'architettura che è quella, la stessa architettura prende ispirazione dal luogo, fa parte del luogo, ma al tempo stesso la ceramica completa questi ambienti dando un'identità specifica di queste aree. Pensate che è talmente attuale che le immagini che avete visto delle ville della costiera amalfitana è un libro che è stato presentato a Milano durante il Salone del Mobile, fotografato da un'equipe, un bravissimo fotografo francese, e in questo momento c'è proprio questo desiderio di ricerca e di approfondimento su questi temi che sono di grandissima ispirazione. Dicevo a Giuliano Dell'Uva prima che questo desiderio di indagare e di ritornare alle origini di questi è anche legato alla capacità di progettisti più giovani come lui, che hanno saputo ridare slancio a questa tecnica, che poi è una tecnica decorativa. È per quello che sulla prossima slide ti faccio una domanda su Vietri. Vietri è il celebre distretto in cui le ceramiche, la maiolica viene prodotta. In questo momento stanno addirittura riunendosi le imprese ceramiche per
chiedere un marchio IGP a protezione dell'origine controllata di questi materiali, e chiedo a te, che lavori spesso con loro, se in sintesi riesci a raccontarci che cosa caratterizza quel distretto, quali sono anche i diversi livelli di produttivi, perché immagino ci siano scale diverse di produzione. Beh, allora, innanzitutto non dimentichiamoci che quello che rende speciale questo materiale è la sua artigianalità, quindi l'imperfezione dà un valore immenso alla ceramica, quindi l'imperfezione allo stesso tempo, se inserita in contesti che possono essere, in questo caso sono delle chiese, ma di case, gli dà un fascino che altri materiali magari non danno. Quello che dicevamo prima è molto importante: nella ceramica bisogna poi distinguere. Vietri è stato il luogo in cui è nata la ceramica, in cui si è sviluppata, un luogo in cui ad un certo punto gli stessi edifici storici hanno accolto la ceramica sulle loro facciate, le hanno rese artistiche, ogni ceramista, quindi noi parliamo della ceramica sia per quanto riguarda le pavimentazioni, ma allo stesso tempo in parallelo c'è stata la produzione di oggettistica che ha reso anche Vietri famosa nel mondo, quindi i piatti e le piccole sculture degli asinelli, tutto ciò che raccontano il luogo, che però sono stati esportati. È ovvio che si parla di artisti, quindi artigiani, artisti. Io oggi ho la fortuna di lavorare con molti di questi artisti, molte aziende che conservano questo segreto, ma quello che rende ancora oggi attuale sono i colori che contraddistinguono la ceramica di questi luoghi, e sono questi che si tende a preservare attraverso l'IGP. Quindi i colori della ceramica sono quelli che avranno in qualche modo una sorta di vincolo che le caratterizza. Infatti i colori principali, che sono proprio il verde ramina, che deriva dall'uso del rame, il manganese, il blu cobalto, il giallo, sono i colori che in realtà rappresentano il luogo, quindi che sia il mare, il blu, che siano i limoni, è questo che si tende attraverso l'utilizzo del IGP di preservare, e che rendono la ceramica di Vietri riconoscibile, e quindi questo è quello che si sta salvaguardando. È ovvio che insomma, nella ricerca, e quindi come dicevamo prima, ci sono diversi strumenti, nel senso ci sono vari modi di poter realizzare queste ceramiche, e questo dipende molto dal supporto, quindi dal supporto in terracotta che è artigianale, quelle che noi stiamo guardando sono supporti artigianali, però l'industria, ovviamente la commercializzazione, ha dato comunque la possibilità, e anche in questo c'è una grande evoluzione, di creare dei supporti che assomigliano a quelli artigianali di un tempo, ma sono industriali. Questo anche un po' per preservare il tipo di effetto che si vuole dare. In questo caso, per esempio, invece abbiamo selezionato questa immagine, questa è la chiesa di Amalfi, e ho trovato sempre molto interessante di come ci si volesse rappresentare, quindi attraverso delle figure, come la ceramica rende molto attraverso le conchiglie ed altri elementi. E poi di come questi luoghi sono caratterizzati, quindi dalle cupole di Pradiano anche alle piccole miniature dei paesaggi che si trovano in alcuni luoghi della costiera. Questo è quello di cui parlavamo prima, quindi come Vietri ha accolto in questa maniera, cioè Vietri è la città della ceramica in qualche modo, e quindi quando si cammina per Vietri non si può fare altro che pensare alla stessa evoluzione, e quindi è interessante capire attraverso le facciate dei palazzi in che periodo si sono sviluppati i ceramisti. Ci sono quelli degli anni 20-30 che sono stati i primi, fino agli anni 50-60, quindi attraverso anche le grafiche riusciamo a leggere l'evoluzione. Ecco, qui siamo arrivati a Gio Ponti, il Parco dei Principi, quindi tutto il lavoro fatto da Ponti, quanto è stato di ispirazione per te, e quanto ha cambiato anche della percezione di questo materiale? Certo, allora, per me, io ho sempre messo sullo stesso piano lo sviluppo di questo materiale dal punto di vista artistico e dal punto di vista decorativo. Questo, in questo caso di Ponti, se parliamo di pavimentazioni, è uno sviluppo decorativo.
il suo è stato una grande ricerca, lui ha voluto questo albergo perché si è fatto, ha fatto sì che il luogo intorno al progetto facesse parte del progetto stesso, quindi i colori sono stati presi dal mare di Sorrento. E quindi diciamo, questo approccio è, l'ho fatto anche mio nei miei progetti, quindi in questa maniera, e quindi spesso i colori dei pavimenti che disegniamo vengono presi dal contesto. In alcuni progetti, dopo lo vedremo, ad Ischia per esempio, il verde del mare caratterizza anche gli interni e quindi la ceramica. Allo stesso tempo, quanto si ispira il mio lavoro a Ponti? Si ispira nella misura in cui anche per me è un'evoluzione. Tanti di questi disegni, le fasce, fanno già parte della nostra cultura, certo, in termini storici. Ponti è riuscito a renderle attuali nel periodo in cui ha progettato questo albergo. Allo stesso tempo quello che facciamo noi attraverso il nostro lavoro è quello di rendere attuale la ceramica nel nostro periodo in cui viviamo, e quindi è un'ulteriore evoluzione. Rilettura. Ecco, questo è Palazzo Luce, quindi... Sì. Qui cominciamo a vedere alcuni dei tuoi progetti. Esatto. Beh, questo proprio per raccontare di come spesso si immagina un materiale in un contesto diverso. Sempre volendo ricordare Ponti, Ponti ha sviluppato la ceramica a Sorrento, ha scoperto la ceramica, ma allo stesso tempo quando ne ha avuto bisogno nel suo appartamento di Milano non ha utilizzato dei materiali locali lombardi, ma ha voluto portare la ceramica nel suo appartamento. Beh, con questo approccio, insomma, in qualche modo ho fatto anch'io, ho movimentato l'utilizzo in altri luoghi. In questo caso Palazzo Luce è una sorta di casa museo dedicata ai grandi maestri, tra cui anche Ponti, ed in questo contesto abbiamo avuto la fortuna di lavorare con alcuni arredi provenienti non dalla produzione industriale, ma da alcuni progetti che Gio Ponti ha disegnato. Scusami, io chiedo di sistemare perché noi abbiamo uno strano eco. Grazie. In questo caso, quindi, abbiamo riutilizzato dei disegni di Gio Ponti, però, ecco, tornando al discorso di prima dei colori, non abbiamo riutilizzato il blu che lui immaginava a Sorrento. Certo. Ci siamo fatti prendere dai colori della Puglia, perché siamo a Lecce, dove il color giallo-oro caratterizza la città, e quindi allo stesso tempo l'abbiamo voluto riportare all'interno del progetto con colori diversi. Qui, in questi interni, abbiamo equilibrato moltissimo attraverso i pezzi di Ponti, i pezzi di Martino Gampe, che guarda il lavoro di Ponti, e quindi pezzi storici. Il nostro intervento voleva essere quasi invisibile, quindi tutto quello che vedete in questa immagine disegnato a noi in realtà sono delle pannellature, ma che nascondono gli armadi per dare più importanza agli oggetti che volevamo enfatizzare. Questi sono degli altri interni. Qui abbiamo utilizzato il pavimento della sua casa in Via d'Ezza. Sì. Quindi attraverso questi interni abbiamo voluto restituire la luce del sud Italia, quindi con colori molto freschi, arredi leggeri, e utilizzando il cacciopesto per la zona del camino. In tutti, la maggior parte dei nostri interni c'è sempre un dialogo costante tra l'arte contemporanea e gli elementi di arredo, proprio a tracciare l'evoluzione storica del... Perché la poltrona è di Ponti e esatto, le opere, il contenitore là in fondo è quello di Gamper, giusto? Sì, le opere sono delle opere di Mulas che ritrae i più grandi artisti all'opera. Ecco, qui invece torniamo al discorso della ceramica come decoro. Quindi la nostra ricerca, in questo caso ci troviamo in un albergo ad Ischia, abbiamo voluto in questo albergo... Innanzitutto il contesto è un contesto di un piccolo villaggio di pescatori, quindi ci troviamo nel luogo in cui all'inizio del Novecento i pescatori disegnavano le loro case in maniera molto spontanea, quindi l'architettura è un'architettura spontanea. In questo caso anche lì c'era l'utilizzo della ceramica molto spesso anche per impermeabilizzare i piccoli terrazzini, insomma si utilizzava la ceramica come strumento. In questa maniera noi abbiamo invece caratterizzato questo luogo attraverso delle linee molto semplici, quindi fatte con il cemento, quindi la scala sembra quasi una delle scale del
del borghetto di Sant'Angelo, e la ceramica l'abbiamo utilizzata per far sì che fosse da sfondo della scala, quindi questo albergo è caratterizzato dall'utilizzo della ceramica in diverso modo. Quello che avete visto prima è un po' un approccio pontiano, nel senso che una piastrella, così come l'aveva pensato al Parco dei Principi, può essere diversamente ruotata per dare una grafica, degli effetti diversi. Come diciamo prima, qui questa ceramica, questa maiolica, è invece ispirata proprio alla palette cromatica che si ha la fortuna di apprezzare del mare di Ischia, proprio in quel punto, quindi diverse tonalità di verde. L'abbiamo voluta portare all'interno delle camere. E questo è l'ingresso, no? Questo per qui cui è hai lo questo, spazio, esatto, questo è lo spazio d'ingresso dove si ha un mix di materiale, dove la ceramica, non per qui ma un po' più avanti, è totalmente bianca in diverse finiture, e poi si ha questa forte cromia data dal fondo della scala. Ecco, per esempio, queste sono delle altre camere, e anzi, quindi, addirittura qui abbiamo voluto un po' esaltare soltanto in questo piano, perché gli ospiti entrano nella camera e hanno, in questa immagine di destra, hanno la sensazione di essere già immersi nel colore, perché questa anticamera ha i vetri colorati che riprendono già le cromie che si potranno apprezzare attraverso, dalla faccia. Ogni camera ha un pavimento con un decoro diverso. Esatto. In questo caso sono stati tutti disegnati da voi? Sì, questi qui che vedete qui a destra sono disegnati da noi, quelli di sinistra sono parte classici della tradizione, esatto, di come però abbiamo voluto utilizzare molto spesso, ecco, tante persone, questo è un pavimento che caratterizza particolarmente la Sicilia, e molti mi dicono questo è un pavimento disegnato da Ponti o degli anni 50, molti non sanno che è un pavimento invece disegnato verso la metà del 1700, che aveva già la possibilità quindi di essere ruotato e allo stesso tempo poter creare tantissimi disegni, temi decorativi diversi. Totalmente diversi. Io arrivo da Palermo e posso confermare che è così. Ecco, qui invece abbiamo un'altra lettura della ceramica. Questo è un progetto che abbiamo seguito a Capri, e volevamo che attraverso, riprendere alcuni temi del contesto, quindi ci siamo ispirati a Villa Lisis, che è l'immagine centrale, alle terrazze di Villa Lisis, e abbiamo voluto disegnare dei tappeti in ceramica, quindi abbiamo immaginato dei pavimenti totalmente bianchi, e anche questo è un tema molto particolare perché, come dicevamo prima, la ceramica è in perfezione, quindi non è sempre necessario, dal mio punto di vista, avere pavimenti sempre disegnati e colorati. Una buona ceramica ha delle stonalizzazioni all'interno che, anche in un pavimento totalmente di bianco, restituisce una texture interessante, e su questa base bianca, imperfetta, abbiamo disegnato dei tappeti in ceramica. In questo caso sono dedicati interamente a questo progetto perché, come dicevo prima, riprendono le grafiche capresi di Villa Lisis, ma è soltanto un rimando in questo senso. Qui invece... E in generale servono per sottolineare un punto focale di quell'ambiente, come nei tappeti, no? Come in questo caso. In questo caso abbiamo un'ulteriore evoluzione. Il bianco di cui parlavo prima, quindi l'imperfezione della ceramica, l'abbiamo sostituita con la resina. E quindi abbiamo immaginato dei veri e propri tappeti inseriti, un po' affogati all'interno del pavimento in resina, quindi fanno parte, quindi restituiscono anche una diversa, un diverso, come dire, brillantezza, quindi la ceramica molto più lucida rispetto alla resina opaca. E in questo contesto, qui ci troviamo a Capri, volevamo sottolineare alcuni ambiti proprio attraverso questi tappeti in ceramica che allo stesso tempo si sono andati poi ad evolvere, quindi con una ceramica senza decoro che vedremo dopo. Questo è un progetto che abbiamo, come sai bene, terminato da poco, dove abbiamo cercato di rispettare le linee delle case tipiche isolane e allo stesso tempo l'imperfezione date dalle pareti, che sono gli angoli sono molto arrotondati, quindi quasi un'architettura isolana, anche questa un po' in evoluzione. No, ma trovo molto, interessante quello che sottolineavi, cioè il fatto che
il tema decorativo sia accostato al materiale in tinta unita, che comunque ha queste, alla fine rimanda alla luce, ha comunque delle tonalità legate alla sua imperfezione, ed è molto bello invece questo ulteriore passaggio del lucido e dell'opaco insieme, che in questo caso poi si legano alla scatola che è intonacata, sì. Calce, credo. Beh, no? Qui l'interesse era quello di focalizzare la vista sul mare, certo. Quindi un pavimento immaginato per tutta la dimensione della stanza in qualche modo un po' faceva perdere questa prospettiva, perché il motivo per cui ho scelto anche la resina bianca è per farlo confondere con le pareti, quindi diventa un involucro dove l'accenno del colore è dato da questo pavimento, che tra l'altro questo pavimento era già in casa, c'erano già c'era un patchwork di pavimenti tra cui anche questa grafica, e quindi come memoria del luogo l'ho voluta recuperare e ridisegnare come tappeto, che come vedrai qui ha gli angoli non squadrati ma leggermente rotondi, proprio per segnare la non spigolosità di questo intervento, che poi viene ripreso anche dagli arredi. Qui invece siamo sempre a Capri e la ceramica l'abbiamo utilizzata verticale. Esatto, in un utilizzo verticale. Qui avevamo una cucina fortemente voluta dai proprietari, che sono anche proprietari di un ristorante, quindi una cucina tecnica. E in qualche modo volevo dare un'identità più locale, più caprese ad un elemento così tecnico come questa cucina. E quindi di qui ho ripreso una grafica che in realtà è antichissima, perché non è altro che la cornice della celebre battaglia di Alessandro fatta sul mosaico. E la cornice di questa immagine è questo bordo fatto con questa sorta di plissé tridimensionale, e l'ho voluta riportare all'interno di questo interno, perché questa riproduzione della battaglia di Alessandro era presente in una villa, Villa Torricella, che è una villa storica caprese, abitata da due signore americane che si erano innamorate di Capri e della Campania in generale, di Pompei. Per cui in qualche modo loro avevano voluto lì questa immagine. E devo dire che cosa è interessante, che il fondo di questa ceramica ha un fondo ad effetto craquelé, sì. Perché loro venivano da una tradizione inglese dove la ceramica craquelé faceva parte loro background, e quindi ho voluto riproporre, quindi un po' rileggere Villa della Torricella attraverso questo fondo in craquelé. Sì, è molto, molto interessante l'accostamento, e dall'altra parte continua lungo tutta la parete. Parete. Qui invece il pavimento, questa casa... Ho seminato. Esatto, questa casa racconta un po' Capri, nel senso che innanzitutto non è una casa di vacanza, ma è una casa in cui i proprietari vivono tutto l'anno. Quindi già molto diverso da quello che abbiamo visto prima. Quell'altra invece è la casa per le vacanze, quindi è giusto che si respiri l'aria di vacanza. Questa è una casa cittadina caprese in qualche modo. E quindi i rimandi all'isola sono anche attraverso questo pavimento, che è lo stesso che si trova nella villa di Axel Monte, che a suo tempo è ispirato alla villa di Tiberio, e quindi ai marmi che provenivano dalla villa di Tiberio. Quindi c'è una Capri rivista secondo un altro sì, proprio... poi questi comunque materiali che creano dei contrasti sofisticati tutti insieme definiscono l'identità di questa stanza, che è molto, molto forte. Queste sono altre immagini della casa, che in realtà è una casa progettata da un architetto romano negli anni 50 con elementi tipici, quindi la pietra, il cemento bianco, che caratterizzano molte case capresi. Qui la ceramica invece è diversa, dall'impressione che ci sia una piscina, ma in realtà è una terrazza. Vado avanti. Allora, qui invece abbiamo un altro tema ancora, quindi quello della grafica e del decoro artistico. Quindi qui ad un certo punto ho voluto un po' sperimentare. Ci troviamo in Puglia, e in questa casa, che tra l'altro è casa mia in Puglia, ho voluto un po' in qualche modo
rompere l'equilibrio che solitamente c'è in Puglia dei soliti materiali che sono quelli della pietra beige, cioè il contrasto bianco-beige. Per cui ho voluto, anche in questo interno, ho voluto tornare un po' indietro, perché ci sono tantissime connessioni tra Napoli e la Puglia. Quindi in tante case storiche pugliesi sono arrivati dei bellissimi esempi di pavimenti napoletani dell'inizio dell'Ottocento. Quindi gli stessi pugliesi, quando hanno voluto costruire i loro palazzi, in qualche modo hanno voluto ricreare questa connessione nel regno. Quindi allo stesso tempo ho voluto io dare una caratterizzazione a questa casa, quindi attraverso un elemento molto forte che in parte è dato dal disegno grafico, ma allo stesso tempo è dato da questo disegno di foglie che sembrano apparentemente mosse dal vento. Cioè, Cadute su questa esatto. superficie. Ovviamente devo dire, avevo anche un po' sottovalutato perché per quando, insomma, personalmente quando sono cose che riguardano me le faccio in maniera molto veloce, quindi non avevo valutato bene la composizione, perché questo pavimento sembra molto semplice, ma è molto complesso in quanto le foglie sono legate tra di loro proprio per dare questa impressione. Ovviamente la grafica è una grafica molto più antica, è la grafica che rimanda a quelle dei palazzi siciliani, sempre per tornare alla Sicilia, però allo stesso tempo, secondo il mio punto di vista, si integrava bene a questo tipo di architettura. Le foglie sono state anche queste elemento tipico degli anni 50-60 a Napoli. Diciamo, spesso si vedevano questi pavimenti con delle foglie di vite, e quindi ho voluto un po' unire due elementi così diversi per creare questa E pavimentazione. quindi saranno state tutte numerate per poter creare questi Sì, effetti sono compositivi numerate. con un ritmo preciso, Esatto. immagino. E quindi è stato molto complicato montarle insieme, perché non era così facile cambiare il disegno in corso d'opera, cosa che invece capita spesso. Qui invece al balcone del primo piano in realtà ci sono queste viti che adesso sono anche cresciute, quindi è molto divertente perché l'effetto delle foglie a terra, insomma, si confonde con quelle vere Vere. del. E poi E cosa, qui la ceramica è utilizzata anche per caratterizzare la cucina in questa immagine di destra. La cucina l'ho voluta come diciamo, immaginando dei grossi blocchi totalmente rivestiti in ceramica, che definiscono sia l'isola che la zona sul retro delle console, cioè la cucina gira tutto intorno a questi elementi. Questo è invece il lavoro che abbiamo seguito insieme a Palazzo Bovara a Milano. Questo invece è un utilizzo sempre diverso, nel senso, anche in un contesto così cittadino come quello milanese, sempre a voler inserire un elemento che per tante persone può essere soltanto delle località di mare. Qui abbiamo invece voluto insistere su un elemento così importante per caratterizzare un giardino di città. Certo. Quindi abbiamo disegnato queste grandi isole attraverso queste foglie dipinte a mano, che servivano proprio per dare l'idea di un giardino molto più forte. In realtà diventava un'estensione del giardino e Esatto. poi ricorderei qual era il tema. Cioè, questo è un progetto che Giuliano Dell'Uva ha fatto per El Decor, per il Salone del Mobile del 2023, era un progetto focalizzato sul tema della luce e l'uso di questa ceramica anche in Certo. quel contesto era molto importante perché rifletteva la luce, Sì, no? La tra l'altro rimandava e anche quindi. perché ti ricordi, il paesaggista Antonio Perazzi volle delle piante con delle foglie molto grandi che potessero, insomma, anche avere delle grandi ombre su questo pavimento. Quindi era molto interessante di come poi le ombre delle foglie Certo, vere interagissero proiettassero con l'ombra. l'ombra e quindi con queste dipinte. Questa invece è un'ulteriore sperimentazione del mio studio attraverso il non-decoro. Quindi siamo passati dalle foglie così disegnate al non-decoro. E questo è sempre di quell'anno, abbiamo presentato al Salone del Mobile questa installazione che si chiamava Campo Base, in cui il pavimento aveva delle sfumature, quindi si partiva dal bianco fino ad arrivare ad elementi più scuri, cobalto, e gli elementi di arredo
come, insomma, l'idea è come se emergessero dal pavimento e come dei blocchi che identificavano i vari arredi. Questo sviluppo poi l'abbiamo portato negli interni attraverso, qui vedete due interventi, il primo di sinistra è il Palazzo Avino a Ravello, in cui abbiamo disegnato queste camere, e sono interventi molto, con lo stesso materiale ma molto diversi, perché in questo di sinistra l'ospite entra in camera e ha questo pavimento bianco, totalmente bianco, che man mano diventa sempre più scuro, sfuma, fino a perdersi con il mare. Quindi abbiamo voluto che il paesaggio interagisse con il pavimento ed è veramente molto interessante, perché c'è un blu cobalto che è lo stesso che si ha la fortuna di avere all'interno della camera. Diverso invece è il lavoro che abbiamo fatto a destra, invece in un blocco cucina che diventa anche le parti, quindi parte dal bianco che fino a caratterizzare, sfuma nel pavimento. Nel pavimento. Ecco, qui ho chiesto a Giuliano Dell'Uva di chiudere questo suo intervento parlando del rapporto col mondo dell'arte, che, come dicevo nell'introduzione, gli è molto caro, e le collaborazioni con gli artisti sono state un tema dominante la storia della vostra progettazione, della tua progettazione, che è passata da interventi set specifiche come quello che vediamo adesso a una progettazione che però ha coinvolto la Maiolica, che è un, come dire, è un tema che apre tutta un'altra prospettiva che si va ad aggiungere, esatto, a quelle che ci hai presentato finora. Esatto, perché il tema è legato a, ecco, in questo, alla tradizione. Quindi io ho pensato, in realtà, anche quello che avete visto prima, che ovviamente parliamo di due cose molto diverse. Adesso nei nostri interni ho voluto che gli artisti, così come si faceva nel Settecento, nell'Ottocento, quindi è un modo di rivedere l'approccio alla tradizione, quindi così come c'erano gli artisti contemporanei all'epoca, adesso abbiamo la fortuna di avere degli artisti che possano supportarci nei progetti. Quindi in questo senso vedete qui un intervento site specific di David Tremlett che coinvolge le pareti di un appartamento. Allo stesso tempo avevo chiesto a David di caratterizzare non per forza soltanto le pareti ma anche le pavimentazioni, e quindi gli avevo chiesto di lavorare su un elemento della tradizione. David è abituato a lavorare con il palmo della mano, quindi ha il colore, lui stende il colore attraverso il palmo della mano, quindi sulla ceramica, cioè che normalmente è dipinta con pennello, non aveva lo stesso approccio, per cui abbiamo sperimentato con lui un sistema di spugnatura che in qualche modo riprendesse la sua tecnica, proprio per non farlo allontanare troppo dal suo segno distintivo. Il suo segno distintivo è dato anche dalle grafiche su cui lui lavora, e quindi in questo caso vedete che questo esterno molto tradizionale nelle sue forme, perché non è altro che un vero e proprio restauro di una casa tipica caprese, e qui invece lui ha immaginato, dato che questa casa è divisa in due blocchi, lui ha immaginato un lavoro artistico che potesse in qualche modo connettere l'interno con l'esterno. Quindi in questa terrazza, questa grafica passa sotto le colonne ed entra all'interno del blocco di sinistra. Quindi, diciamo, diventa un intervento contemporaneo e quindi un'evoluzione estrema della pavimentazione che abbiamo visto, certo, all'inizio. Ecco, qui si vede meglio perché... Sì, il controcampo. Cioè, esatto. Poi questo può diventare anche un interno di una casa cittadina. Per esempio questo qui è un altro progetto molto diverso, perché è un interno degli anni 50 disegnato da un architetto che ha lavorato con Le Corbusier, con Paganowski, che anche lui, attratto dalla ceramica, ha voluto questo edificio in cui si trova questo appartamento. Il primo impatto che si ha appena si entra in questo ingresso molto importante è un grande pannello in ceramica di un artista anacaprese, e lui l'aveva, diciamo, messo in risalto attraverso un pavimento monocromatico in marmo. Quindi ho ripreso un po' la volontà di questo architetto e ho voluto riportare la ceramica all'interno di questi appartamenti. Quindi ho pensato che, così come ha fatto lui, così come era stato attratto, così potevo fare anch'io. E anche qui vedete un intervento realizzato da Tremlett,
questi sono pavimenti molto speciali anche nella loro difficoltà, perché sono tutti numerati, alcune piastrelle hanno un triangolino piccolissimo che ovviamente, quindi non sono, sono disegni che vengono fatti su pannelli, così come si faceva una volta. Certo, ma è molto interessante il fatto che questo comunque è una proposta cittadina, nel senso, esatto, che tu hai fatto un'analisi e hai associato rimandi anche storici alla natura e a contesti che sono, certo, legati al mare, eccetera. Sì. In questo caso questo tema è applicato invece a un contesto diverso, che è urbano, esatto, anche se siamo a Napoli, e comunque il potenziale espressivo è molto, molto forte, molto interessante, certo, anche perché non lo vediamo da questa immagine, ma questa è la casa di una coppia di collezionisti, per cui il tema dell'arte poi si riprende, esatto, in altri modi. Beh, qui anche per equilibrare il contesto avevo voluto creare dei gradini con una moquette in lino bianco che quindi creasse due momenti, certo, molto diversi dal punto di vista cromatico e allo stesso tempo mettesse in risalto l'opera di Giulio Paolini che si trova sul fondo, che qui forse si vede meno, ma che coinvolge tutta la parete con dei fogli bianchi che sono sul fondo. Quindi sì, diciamo, mai forse questo divano dei BBPR che si trovava a Milano pensava di essere, di essere un pavimento sistemato lì. Però insomma è sicuramente, però funziona. Tra l'altro aveva anche un po' le molto stesse molto bene forme, perché ha la stessa poi andamento, no? Geometrico. Questo invece è un altro intervento a Palazzo Avino, dove anche qui invece è un mix, perché sempre noi lavoriamo spesso con David Tremlett, perché lui è molto vicino al nostro modo di lavorare e quindi nei nostri interni dà una contemporaneità che pochi riescono a restituire. In questo caso lui, su questa torre del palazzo, ha voluto invece attraverso questi colori anche caratterizzare le voltine, quindi anche questo in effetti è stata una proposta ben accolta dai proprietari dell'albergo, che hanno voluto far parte di un'evoluzione, quindi un albergo può essere anche un luogo in cui le opere d'arte possono rimanere nel tempo e insomma poter essere, per chi le potrà vedere tra tanti anni, far parte di un progetto. Bello. Io ti ringrazio moltissimo. Chiudendo, vorrei sottolineare ulteriormente il perché di questo tema e del mio desiderio di approfondirlo con Giuliano Dell'Uva. Allora, quello di cui voi più di me, se siete interessati a questo mondo che è quello della ceramica, sapete quanto oggi la tecnologia, sia nell'architettura che nella produzione delle grandi lastre, abbia aperto degli spazi interessantissimi dove le performance di questi materiali e la loro presenza consentono progetti importanti anche di grandi dimensioni. A me sta molto a cuore lavorare anche su un'altra scala, che è quella della rilettura della storia, dell'artigianalità, del potenziale straordinario che alcuni materiali come questo hanno, perché nel nostro lavoro sono diventati un tema dal punto di vista della comunicazione e della narrativa molto interessante. Per cui io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Grazie mille.